detto il Papa, un anonimo autore del secondo secolo scrisse che i cristiani rappresentano nel mondo ciò che l'anima è nel corpo. Il compito dell'anima è quello di sostenere il corpo, di esserne la coscienza e la memoria storica, e una storia bimillenaria lega l'Europa e il cristianesimo. Una storia non priva di conflitti e di errori, anche di peccati, ma sempre animata dal desiderio di costruire per il bene. Lo vediamo nella bellezza delle città e più ancora in quella delle molteplici opere di carità e di edificazione umana comune che costellano il continente. Quella storia, in gran parte, è ancora da scrivere. Essa è il nostro presente e il nostro futuro. Essa è la nostra identità. E l'Europa ha fortemente bisogno di riscoprire il suo volto per crescere, secondo lo spirito dei suoi padri fondatori, di crescere nella pace e nella concordia, poiché essa non è ancora esente dai conflitti. Padre Marco, Ivan Rupnik, la parola è tua. Un cordiale saluto davvero a tutti e devo proprio sinceramente dire che sono tornato con molta gioia, anche con un po' di trepidazione, dopo tanti anni di nuovo a Gorizia. Grazie all'Arcivescovo Don Carlo che mi ha invitato, ma soprattutto per amicizie che mi offre, che mi significa tanto, perché ci credo che la via della Chiesa è la via dell'amicizia. Se mi permettete, per affrontare questo argomento, l'Occidente ha una svolta, il cristianesimo è una speranza, di cominciare con un aneddoto, ma siccome è molto personale vi chiedo due volte scusa perché è contro tutte le regole retoriche, ma siccome siamo tra amici vorrei cominciare con un aneddoto proprio su questo argomento. Quando sono venuto da Gorizia a Roma ho cominciato a insegnare ai Atenei Pontifici. Giovanni Paolo II voleva un incontro e hanno scelto 15 professori dei suoi Atenei Pontifici che lui ha convocato insieme queste 15 persone per parlare con lui su dove va Europa e ci hanno detto che dobbiamo parlare 5 minuti al massimo, che dobbiamo ogni parola argomentare con una nota a piedi pagine affinché il Papa può andare a rintracciare il pensiero, eccetera. Allora hanno scelto pure me, che ho insegnato solo un semestre ed ero assolutamente il più giovane, e allora alla sera mi sono preparato molto bene, mi sono cronometrato, ho visto che ho parlato 4 minuti e mezzo, dico va benissimo, non sarò troppo lungo. Allora siamo andati dal Papa e nell'invito era scritto che per ringraziamento il Papa ci invita a un pranzo tutti i 15 insieme a lui. Boh, mi sono detto questa è una grande cosa. Non ho mai pensato di incontrare il Papa, figuriamoci pranzare con lui. Allora siamo andati, è chiaro, tutti, siccome il Papa si è seduto così a un tavolo molto lungo, si vedeva che la sede è bianca, dunque si siede lui, allora tutti i professori volevano stare vicino al Papa. Io ero il più giovane, mi hanno subito scartato. Però siccome l'ho scartato, dove è arrivato a finire? Proprio di rimpetto al Papa. Allora tutta la discussione guardavo il Papa e ho contemplato il suo volto e qualcosa cominciavo a sentire, qualche strana forza ho percepito in quest'uomo e ho visto che si annoiava molto perché faceva così, poi sbadigliava. È chiaro, nessun professore ha parlato 5 minuti, ma 15 e così tutti hanno parlato tanto. Allora è venuto il segretario Živić e dice il pranzo è pronto, dovete finire. Oh, che questi parlavano. E secondo volta, no, questi. È arrivato terzo e dice basta, dovete venire a pranzo perché ormai è servito. Allora il Santo Padre dice basta, andiamo. Allora siamo andati, siamo di nuovo seduti lì, lui ha fatto una benedizione sul cibo. E poi batte il pugno, ma forte, sai, quel tipo era un uomo forte, batte il pugno e dice avete parlato troppo, è anche noioso. Mamma mia,
tutti questi professori sono spaventati. Dice: e non avete lasciato parlare il più giovane, adesso parlerà lui. Mamma mia, dico, santità, non si può, già pasta tutta fredda qui sul tavolo, no, veramente non è il caso. Sì, dico, santo padre, veramente lasci stare, cioè non, chiudiamo il discorso, parli. Allora io mi sono detto, ma adesso non posso parlare 4 minuti e mezzo, no? E ho preso coraggio, ho detto, guardi santità, io penso che Europa viene da qui, è arrivata così, o va cos'ha. E ho visto che lì si sono accesi gli occhi. E proprio da quel sguardo è nata un'amicizia molto profonda tra noi due, e tante ore di discussione, tante cene che Dio mi ha dato questa grazia di discutere su argomenti teologici importanti, e la mia vita è cambiata tantissimo grazie a quest'uomo. Ma questa sera, quando l'arcivescovo mi ha dato titolo, mi sono detto, mi dispiace ma devo partire da qui, perché quello che ho detto quella volta in 50 secondi è quello che poi ho riflettuto, ho pensato in tutti questi anni viaggiando in Europa su e giù, visto che poi lui stesso ci ha dato a noi a Centro Leti una missione europea. Allora, sono 3 punti che vorrei spiegare un attimino. Niente di nuovo, vedrete che non sarà niente di nuovo, ma ripetizione giova. Da dove viene Europa sono 2 punti, e il terzo è quali sono prospettive, dove si vede se la Chiesa ha ancora una speranza o no. Allora, Europa nasce, difatti, sullo sfondo della nascita della cristianità. Europa come la conosciamo nasce così. Sono 3 dimensioni che si uniscono in un organismo vivente, forte. La dimensione giudeo-cristiana, biblica, di fede, grande componente greca del pensiero, e l'organizzazione romana. Su queste 3 cose nasce Europa. Curioso che dopo 1500 anni, per motivi diversi che vedremo un po', l'Europa comincia a cercare di liberarsi della dimensione giudeo-cristiana, cioè soprattutto cristiana, di eliminare fuori la dimensione della fede, e ce l'ha fatta. L'Europa si è liberata da un certo cristianesimo, e certamente oggi come oggi stiamo soffrendo del dominio di 2 realtà, del pensiero che pian piano è passato alla scienza e di una enorme impalcatura legale, giuridica, che in tanti aspetti è diventata veramente soffocante. Allora nasce su questo sfondo di queste 3 dimensioni. E se prendiamo adesso in considerazione il contributo dei cristiani, dobbiamo vedere che la novità con quale sono apparsi i cristiani è veramente forte. Tutta l'antichità ha cercato come risolvere il rapporto tra creato e Dio, tra umanità e la divinità. E una volta si andava a scapito di uno, una volta all'altro. Una volta dominava uno, una volta dominava l'altro. Non c'era neanche il pensiero che cercava di risolvere le cose con un giusto equilibrio, non è riuscito. Ma i cristiani nascono con una cosa veramente nuova. Non sono i sistemi che uniscono, né di pensiero, né di legge, né di economia, né di polis della politica. Solo un modo di esistere che non era conosciuto fino a quel punto, che i cristiani chiamavano hypostasis, solo un modo di esistere di persona, non prosopon, non maschera, che di per sé è una grande cosa, che permette all'uomo di essere libero dietro la sua recita, che è una cosa grossa. Ma i cristiani hanno insistito nei primi secoli per far vedere che la novità grossa
è un'esistenza personale, relazionale, e che la persona, proprio perché è una realtà relazionale, unisce in un modo libero. Quando dico personale, per capirci, per non essere troppo difficile, quando dico che la persona emerge dalle relazioni, basta pensare a questo. Se dico moglie, subito capite che parlo di una persona che vive dalla relazione, vero? Perché vive col marito, se no sarebbe una vedova oppure una donna. Se dico padre, lo dico perché c'è un figlio, se no non dico. Se dico figlio, perché c'è una relazione, perché qualcuno l'ha generato. I cristiani hanno detto: questo è il nostro Dio, esiste così, questa è la novità. È una persona divina, una persona divina, Gesù Cristo, unisce in sé divinità e l'umanità. E siccome l'esistenza di Dio è coinonia, comunione, agape, amore, un amore non appagato ma libero, in Gesù Cristo l'umanità e la divinità si uniscono in modo libero. Cristiani si sono ubriacati di questa novità. È finita la guerra tra uomo e Dio. È una unione d'amore, è un'unione di libera adesione. E ancora poco prima, pochi decenni prima, il Concilio di Efeso 31, quell'altro era nel 50, 51, questo dice che cosa? Chi è vero uomo? Cristo è vero uomo. Come mai? Ha acquistato la natura umana, ha preso la natura umana, ma adesso come la vive? Da figlio. Non vive secondo la natura, come i conigli che vivono secondo la loro natura, i cavalli secondo la loro natura, ogni cosa vive secondo la sua natura. Cristo no, vive secondo la persona. Lui è figlio di Dio e vive l'umanità non secondo la natura umana, ma secondo un nuovo principio personale, libero. Se fosse secondo la natura umana non sarebbe mai sulla croce, perché la natura umana non sale sulla croce, ma lui è libero verso la sua natura. E i cristiani hanno scoperto che possono offrire la propria vita perché hanno ricevuto quella di Dio. Il cristiano scopre che può morire accanto a una scodella piena di fame, perché è libera. Hanno scoperto che possono camminare sulle acque, che non sono più soggetti di certi determinismi. Questa è stata la novità dei cristiani. Un nuovo modo di esistere. Il Vangelo di Giovanni, ultimo scritto, è il più completo sotto questo aspetto. Quando Cristo comincia a congedarsi, capitolo 14, 15, 16, 17, voi sapete che quando uno sta per morire dice tutto quello che gli sta al cuore. E che cosa dice Cristo? Affinché voi potete vivere come io e Padre. Voi vivete uno accanto all'altro, uno di fronte all'altro, io e Padre uno nell'altro. Noi viviamo una comunione, un amore che non esclude ma include. Il Padre include me, io includo il Padre. Per me il Padre è il primo, per voi ognuno di voi è il primo. Invece per me il Padre è il primo e voi siete il primo. Tanto è vero che mi consegnerò nelle vostre mani e mi distruggerete, ma capirete quanto vi ama Dio che ha dato così il Figlio. Allora io sono venuto affinché voi ricevete da me questo modo di esistere, come io nel Padre, Padre in me, io in voi, voi in me. E con il battesimo noi cominciamo a vivere in Cristo, cominciamo a vivere in questo modo. Era una bomba. 3 secoli hanno impegnato, però ce l'hanno fatto, a spiegare ai greci la novità, un nuovo modo di esistere.
Noi facciamo festa per ognuno, perché noi viviamo includendo l'un l'altro. La vita di uno è legata alla vita dell'altro. Nessuno si può isolare. Noi siamo il corpo, è il corpo che salva. Pensate, Crisostomo, perché si va alla messa domenica? Per il precetto, lasci perdere. Quando ti serve il passamano sulle scale? Quando stai male con ginocchio? Ma se no neanche ti rendi conto che c'è. Il precetto serve solo quando c'è la crisi. Crisostomo risponde molto bene. Si va a messa perché la vita che abbiamo ricevuto è costituita come comunione. Non possiamo uno senza l'altro. È la vita che ci fa convergere, che ci fa uscire dalle case e avvicinarsi alla Chiesa per cominciare a vivere ciò che siamo, l'Eucaristia, il corpo di Cristo. Crisostomo dice: se voi non vi radunate prima di me, io non posso celebrare la messa, perché manca il corpo di Cristo che offre affinché qui sull'altare emerge il corpo di Cristo. Bellissimo. Voi siete il fondamento della Chiesa e dell'Eucaristia. Crisostomo, San Giovanni Crisostomo, uno dei più grandi padri della Chiesa. Voi, lui dice, cosa può fare il sacerdote se non sente la risposta «Il Signore sia con te» e non sente la risposta? Non può andare avanti nella messa. Perché senza la Chiesa non c'è il corpo di Cristo, noi siamo corpo di Cristo. E perciò dalla vostra offerta viene costituito il Cristo Eucaristico, fortissimo. Questo era l'inizio del cristianità. La figliolanza, vivere da figli, essere liberi da figli, non aver paura. Dio non è Dio, è Padre. Come ripeteva Padre Spilli tante volte, noi non crediamo in un solo Dio. Questo hanno creduto tanti. Noi crediamo che Dio è Padre. E con Padre si siede a tavola e si parla. Dostoevsky, la libertà. Il bambino gioca, rompe un vetro. Papà, ho rotto un vetro. Lo so, l'ho visto. Ero lì con te. Non ti preoccupare. Faremo un nuovo. La libertà di essere con Dio, a parlare. Poi siamo entrati nell'impero. Era una grandissima speranza che adesso attraverso l'impero riusciremo a comporre una ricapitolazione di tutto l'universo in Cristo Gesù, affinché l'Eucaristia si estende su tutto ciò che esiste. Dall'economia al commercio, agricoltura, qualsiasi cosa facciamo farà parte a Cristo. Grande speranza, ma molto presto, dopo pochi decenni, Teodoro di Mopsiestia già avverte, non andrà così. Troppe grandi masse di gente entra in chiesa con un battesimo troppo facile. Non era necessario neanche saper fare il segno della croce, eri già battezzato. Dice, questa gente non ha idea di chi è Cristo, non vive dalla vita di Cristo. Non ce la faremo. E tra i padri nasce una grande discussione. Cosa fare con milioni di gente che entrano in chiesa? Senza esperienza di che cosa? Della novità. Di aver ricevuto una vita nuova perché la loro è morta nel battesimo. Cabasilas, quello che è l'unità tra i figli e i genitori non è paragonabile con quella di Cristo e i battezzati. Dice Cabasilas, genitori hanno dato il sangue ai figli, ma non loro sangue. Il figlio ha un sangue che non è quello dei genitori, l'ha solo ricevuto, ma Cristo ci unisce con il suo stesso sangue. Noi siamo consanguini, noi abbiamo veramente la vita del figlio e questi battezzati in questo modo non è possibile. Allora discutevano i padri alla fine del IV, all'inizio del V secolo, cosa fare? E la grande maggioranza, soprattutto dei greci, insisteva. Tutti devono avere esperienza della morte affinché si
percepisce ciò che dice Paolo, da morti che eravamo, siamo tornati a vivere in Cristo Gesù. Noi siamo vivi, tornati dai morti. Ma era troppo tardi, il numero era troppo grande e l'impero si è rappresentato una grande trappola. E come sappiamo, molto presto l'impero, perché ci ha accettato l'impero? Per l'utilità, saremmo utili per l'impero, per organizzare la vita, la morale, etica, eccetera. E entusiasmo nasceva persino dalla Chiesa. Siamo utili alla società. Questa era la trappola, gravissima. Ora voi però potete immaginare che chi ha vissuto la vita del Figlio ha pregato Padre nostro così come tu parli con il tuo padre. Ma se adesso tu mi dici, Marco, questo è il mio padre, e io gli dico, buonasera Signore, e tu dirai, no Marco, mi piacerebbe che lo chiamassi papà. È ridicolo, perché non è mio papà. E così siamo cattolici quando preghiamo Padre nostro. Non essendo figli, non si sa che cosa stiamo dicendo. E così diventava tutto difficile. E non si capiva perché fare certe cose. Perché non si facevano. Perché la mia vita biologica, della natura mia, non mi porta ad offrire me stesso per te. Questo fa la vita di Dio. Quello che dicevo all'inizio, la persona del Figlio che si sacrifica. E allora cosa hanno deciso? Beh, cerchiamo almeno di insegnare alla gente cosa fare. E si cominciava a far leva sulla dottrina e di conseguenza sulla pratica. E siamo andati correndo su questo. E siamo diventati una religione dell'impero. Il potere anche ecclesiale cominciava a essere sempre più capito secondo le categorie dell'impero. La dottrina era sempre più globalizzante, non lasciava più settori liberi, rispondeva su tutto. Si doveva capire quale è la nostra dottrina e quale la prassi. Si è abbandonata questa libera adesione divino-umana, libera adesione. Come dice Cristo? Chi mi ama osserva la mia parola. Non chi fa parte dell'impero deve vivere come io dico. Chi mi ama. Ma se tu non lo conosci, se non hai esperienza che ti ha aperto la barra, dopo che ti sei consumato le unghie per aprirla, se tu non hai esperienza del volto che hai scoperto dopo la barra, perché lo devi amare? Non c'è motivo. Ma se io non amo, perché devo fare? Solo chi ama fa gratuitamente, fa le cose folle, sacrifici inauditi. Perché? Perché ama. Abbiamo cominciato a tradire il Concilio di Calcedonia, la libera unità tra divino e umano. Divino è cominciato a essere sempre più identificato con ideale, ideale pensato, è dottrinale, spiegato ai minimi dettagli. E poi la prassi. Abbiamo abbandonato questa mentalità simbolica. Il simbolo lascia sempre lo spazio libero, di libera adesione. Simbolo capisce solo chi ama. Perché chi ama fa qualcosa per la persona amata. E la persona amata prende quell'anello e non vede un pezzo d'oro, ma vede dentro il volto, gli sguardi, gli occhi, la voce. Ma perché ama? Chi non ama vede un oggetto di oreficeria e basta. Allora siamo andati verso complicazioni gravi. È chiaro che il primato di questa libera adesione si è inabissata sottoterra sempre di più. Ha sempre vissuto. La Chiesa era sempre la Chiesa, sempre la sposa. C'erano sempre i santi, anche non riconosciuti. Il Cristo è morto e risorto e vive nella sua sposa, nella Chiesa, come risorto. Non è più possibile ammazzarlo. Non è possibile più sterminare il cristianesimo dalla terra. Perché?
perché non è possibile più sterminare i cristiani. La teoria, sì, ma la fede e la sua teologia, no. Perché? Perché il cristiano vive. Quando Cristo è morto sembrava un fallimento, c'erano lì un paio di persone. Ma poi è cominciata, dopo la sua morte. E allora è chiaro che questa pressione e questo inabissarsi della vita sotto, che si cominciava a nascondere e appariva sempre più una mentalità diversa, allora lungo i secoli di questo sposalizio, impero e chiesa, si cominciava a avvertire bisogno delle fughe. È chiaro, quando Michelangelo ascolta i suoi teologi che bisogna correggere le due dita della Sistina, perché prima le ha fatte così, poi l'hanno convinto di fare Adamo così. Cristo, cioè Dio, ha steso il dito totalmente, ma adesso tocca ad Adamo fare questo. La libera adesione. O scopriremo la libertà come dimensione costitutiva dell'amore, o è finita. E allora è chiaro che si andava verso un tempo esplosivo, dove non solo si scappa dalla cappa, ma dalla cupola. E allora arrivo al secondo punto. Arriva il bisogno di autonomia. Diciamo, come dice Nikolai Berdiaev, si avvertiva in aria necessità di liberarsi dalla Chiesa, di liberarsi dal cristianesimo. E come dice il maestro di Berdiaev, Salavyov, non è grave, non sfiora il cristianesimo, ma sfiora una falsità cristiana. Che cosa ho detto all'inizio? I cristiani si sono ubriacati della libertà, dell'unità, nell'amore della persona di Cristo, della divinità, dell'umanità. Ma dopo 12 secoli c'è un dominio del divino che schiaccia umano, perché il divino viene inteso come metafisico, come dottrinale, come ideal pensato. E questo schiaccia. Salavyov dice, non è la critica del cristianesimo, ma del suo idolo, della sua falsità. Questo non è cristianesimo. Allora nasce l'epoca moderna. Gli imperi si sciolgono, si costituiscono più piccoli e pian piano, siccome la cultura rinascimentale è classica, è basata sull'individuo, il rapporto l'individuo è universale, si seppellisce il simbolo, si sceglie la summa, si seppellisce il concetto di persona, la visione di persona, si sceglie l'individuo e il gruppo. E allora gli imperi si sciolgono e nasce la cultura dell'individuo, di stato individuale, di stato etnico. Stato individuale, la cultura afferma l'individuo, l'uomo viene percepito come individuo e l'ideale è la perfezione dell'individuo. Perfezione dell'individuo che perfeziona lo stato individuale. Come avete capito immediatamente, la differenza è abissale. Ma in mezzo c'è un motivo, che è quello di esagerare di nuovo, cioè di separare di nuovo divino umano e di esagerare con divino schiacciando umano. E allora adesso l'uomo sente bisogno della libertà, dell'autonomia, della liberazione. E allora la cultura si libera sempre più coraggiosamente dall'influsso di ogni chiesa e di ogni influsso ecclesiale. Come direbbe Berdiaev, è veramente un'affermazione dell'uomo, diventa l'epicentro di tutto.
Ma Berdiaev stesso dice, cristianamente parlando, non è così, perché cristiani non siamo affermazioni di Dio, cristiani siamo affermazioni della divina umanità di Cristo, della libera unità di divino umano. Perciò dice, di per sé, analizzando, la modernità non è tanto la libertà e la liberazione davanti alla religione cristiana, quanto scappare di una cultura monista che tutto riduce all'uno e riporta tutto all'uno, e non c'è più possibilità del respiro, della diversità. Tanto è vero che la modernità nasce come desiderio dell'autonomia, della diversità, ma finisce come incapacità dell'unità della diversità. E allora manca comunione come esistenza di Dio, ma nasce questa visione di Dio tirannico, no? Che domina. E allora Chiesa è certamente ormai dentro la trappola imperiale e si struttura sempre più in modo paraimperiale. I vescovi combattono per i feudi. Ah, c'è una citazione eccezionale. Io da giovane leggevo spesso Bernardo di Clairvaux. Ascoltate questo. Lo scrive al suo amico discepolo che lo ha tradito in pieno, Eugenio III, Papa. Nega di essere davvero il pastore di questo popolo, oppure mostra di esserlo. Non lo negherai se non vuoi che ti ripudi come erede di colui di cui occupi la cattedra. Si tratta di Pietro, di cui nessuno racconta che camminasse ornato di gemme preziose, o in vesti di seta, o ricoperto di oro, su un cavallo bianco, circondato da un rumoroso seguito di servi. Eppure, privo di simili ornamenti, ha ritenuto di poter compiere in maniera soddisfacente la missione salvifica che gli suggeriva: se mi ami, pasci le mie pecore. A questo riguardo, invece, sembra che tu sia succeduto non a Pietro, ma a Costantino. Bernardo di Clairvaux. Straordinario. La trappola era piena, noi siamo entrati in pieno in questo, in questa palude imperiale, ma siccome sono nati i stati, la trappola era posta, noi eravamo già dentro, la Chiesa si è sentita chiamata di essere utile allo Stato individuale, etnico, di essere utile, di essere al servizio, e abbiamo fatto un link pericolosissimo: lo Stato, etnia, religione. Appartieni allo Stato italiano? Sei cattolico. Francese? Sei cattolico. Automaticamente abbiamo unito etnia e la religione e lo Stato. Allora, adesso capite che le complicazioni sono grosse. E certamente tutta la vita io ho studiato l'omeletica di XIX secolo, è tremenda. Tutta sulla perfezione dell'individuo. Deve essere così, devi fare così, devi pensare così, ti devi comportare così, non puoi avere questi sentimenti, non puoi, bisogna fare così. Ognuno deve lavorare su se stesso per perfezionare se stesso. Siamo arrivati così lontano che anche l'amore, che era ontologia, che era l'esistenza nostra dei cristiani, l'abbiamo messo tra i valori etico-morali che bisogna raggiungerla. No, era proprio opposto. Siamo nati dall'amore. No, adesso è un valore che dobbiamo combattere per averlo. E allora è chiaro che questo individualismo è arrivato alla capolinea.
e Solovyov dice così: l'interesse egoistico singolo, il fatto casuale, il particolare angusto, l'atomismo nella vita, nella scienza, nell'arte, sono ultima parola della civiltà occidentale. 1880. Individualismo e la vera secolarizzazione. Ciò che ci è veramente distrutto come cristiani è la cultura dell'individuo, la perdita della persona, di un io che esiste in modo filiale, è amato, è sicuro di sé perché è amato ed è relazionale, include l'altro. La vita di uno è legata alla vita dell'altro. L'individuo non c'è niente di questo. La persona rivela l'altro. La moglie rivela colui che ama. I figli rivelano i genitori. L'individuo rivela solo se stesso. Nikolai Berdiaev. E lui dice: che cosa cristiani perfetti hanno rivelato? La loro perfezione. A che cosa serviva? Alla gloria e al vanto, all'orgoglio. Io sono migliore di te. Ma nessuno si sentiva attirato a Dio per la tua perfezione, perché tu rivelavi te stesso e non ciò che Dio ha fatto in te. Se il papà viene alla sera ubriaco e il figlio lo vede ubriaco e gli dice il giorno dopo: ieri eri ubriaco, ma che dici, io ho lavorato come matto per comprarti un computerino e tu mi dici adesso che sono ubriaco, io ho le gambe tutte distrutte dal lavoro, cammino male. Perché ti fai eroe? Perché non dici: figlio, siediti qua, adesso sei molto piccolo, non capisci ancora, ma il tuo papà ha tante preoccupazioni, non ce la fa. Io sono uno debole, non li posso sopportare. Io ho bisogno di una consolazione. Preghiamo insieme per il tuo papà. Avrebbe fatto vedere che ha bisogno di salvezza. Ma un individuo che vuole essere perfetto non ha bisogno di salvezza. Lui conquista la salvezza. Ma la fede cristiana non è una conquista per gli eroi, ma è un'accoglienza della vita nuova per i più deboli, i più fragili, i più poveri, i più peccatori, che non ce la fanno. Perché quelli che ce la fanno non hanno mai incontrato Cristo. Leggete i quattro Vangeli. Tutti quelli che ce l'hanno fatta, per conto loro, hanno sempre rifiutato Cristo. Schmemann dice una cosa tremenda. Con la crocifissione di Cristo abbiamo detto al Padre: non vogliamo il dono, noi vogliamo il premio per le nostre conquiste e i nostri impegni, ma non il dono. Sì, ma purtroppo se Dio è Padre, a Lui si arriva da figli, e tu figlio non puoi diventare da solo, qualcuno ti deve partorire. Non c'è la conoscenza di Dio se non quella da figli. Tutto il resto è filosofia astratta. E allora, se l'Europa è in questa situazione così, di questo individualismo, di questo ognuno, Solovyov spiega nello stesso testo come ogni scienza afferma la sua, ogni cosa afferma la sua, tutto è frantumato. Allora manca che cosa? Il principio unitivo. E dice Solovyov: che peccato, era la nostra origine. L'amore unisce, la persona unisce, non i sistemi. E poi dice una cosa tremenda, che ve lo cito lo stesso perché è veramente tremenda. Siccome perfino il monismo esclusivistico è superiore a questo atomismo a quale è giunta la nostra civiltà, siccome perfino un cattivo principio è migliore della totale anarchia o insensatezza, siccome il primo momento dell'evoluzione è superiore al secondo, a sé stante, l'Oriente musulmano sarà superiore alla civiltà occidentale.
gravissimo, ma molto attuale. Molto attuale. Lui piangeva per queste cose. Lui ha scritto le cose tremende da non citare oggi perché ti rischiano di uccidere. Lui parlava arabo, scriveva arabo, ma lui ha scritto le cose tremende sull'Islam. E lui piangeva e dice: noi ci siamo messi in una situazione impossibile. Per questo, questa reazione tremenda che noi stessi in qualche modo abbiamo suscitato, che l'Europa vuole essere qualsiasi cosa, ma non di fede. E allora è proprio un momento drammatico, perché il mondo, dice Eudokimov, ha riconosciuto nella Chiesa la sua figlia, cioè la carne della sua carne. Dice: invece di liberare il mondo, siamo diventati simili al mondo. Dice: oggi che sarebbe il momento, Eudokimov è morto nella seconda parte ormai del XX secolo, dice: oggi che avremo, che il mondo chiede che offriamo la vita, non dobbiamo offrire niente perché siamo diventati come loro. Alexander Schmemann, morto nell'83, dice: la Chiesa ha da dire qualcosa al mondo se è libera del mondo, non se è come il mondo. Se è libera di fronte al mondo. C'è un testo del fondatore dei Fratelli Musulmani di Egitto, che è un uomo studioso, un grande esperto della cultura occidentale, un testo tradotto in italiano da leggere, ma vi farà pensare gravemente. È incredibile questa analisi che fa questo fondatore dei Fratelli Musulmani, questo grande movimento in Egitto. Passo al terzo punto, che è ultimo. Allora, se, come Berdiaev, in un testo suo formidabile, Il senso della storia, o il suo Nuovo Medioevo, lui spiega che veramente epilogo della nostra cultura è questo soggettivismo, epilogo del Rinascimento, lui dice, è questa situazione attuale del vuoto di tutto, di questo uomo epicentro che alla fine si scopre totalmente incapace di gestire la vita e non ce l'ha, non l'apprezza, la gioca, eccetera. Allora, qual è la sfida? Che questa è una grande ora. Io sono molto grato a Dio, quante volte viaggiando in Europa nel cuore ho esclamato: grazie al Signore che sono venuto nel mondo in questa epoca. Ti immagini nel 1850, mamma mia, da spararsi veramente. E il nostro tempo è eccezionale, perché, come dice Berdiaev, la scenografia è perfetta. Per che cosa? Per una grande era della fede cristiana. Non dalla religione cristiana, della fede. E allora in che cosa consiste questo? Molto umilmente oserei dire che quasi tutte le cose che sono oggi come sfida e come grande vocazione della nostra Chiesa sono concentrate intorno all'attuale Magistero del Pontefice attuale, che è certamente il primo pontefice pienamente, erano già Giovanni Paolo II e Ratzinger, ma lui è pienamente cosciente anche nei gesti che il modulo della Chiesa di Costantino è finita. E se non è finita, sarà sepolta. Ma è meglio che la finiamo noi. Appoggiarsi sull'impero, e impero su di noi, noi sullo Stato, Stato su di noi, è finita. Un'epoca è conclusa. Questo è un pontefice che ha preso molto radicalmente sul serio il Vaticano II. Il Vaticano II è stato convocato proprio per delineare ruolo, il cammino, il posto della Chiesa non più strutturata come parastatale, come paraimperiale addirittura, ma come una struttura liturgico-teologica, ecclesiale, di un organismo, di un altro modo di esistere dell'umanità, secondo Dio, in Cristo Gesù. È un modo di esistere
che è la novità di Chiesa. Ma questo ha delle conseguenze molto precise. Ma vedete quanta resistenza. Cioè va ripensato totalmente il clero, il sacerdozio. Integralmente va ripensato. Il clero non può essere in funzione e un funzionario di una struttura parastatale. Perché? Perché grazie a Dio le vocazioni non ci sono, come diceva Padre Spidlick. E lui diceva sempre, perché non ci sono? Perché il padre cerca di salvare i propri figli. È un po' drastica, ma siccome è stato cardinale lo posso citare. E per di più è morto, dunque lo citiamo tranquillamente. Però è una grossa verità in questo. Perché adesso sono stato in Normandia, il parroco mi ha lasciato un foglietto, dice ho 48 parrocchie. Vai nel numero di questa casa, lì c'è la famiglia, ti darà la chiave della chiesa, eccetera. Diventi matto. Sarai parroco di 8, 9, 12, 15 parrocchie. Ma chi ce lo fa fare? Ma perché abbiamo una struttura territoriale? Perché siamo strutturati sulle province e prefetture romane? Tutto questo va ripensato. E non è grave. È una grande ora della liberazione. È una grande ora della liberazione. Ma va ripensato. La formazione sacerdotale va ripensata, non c'è dubbio. Ho dato tanti esercizi a tante conferenze episcopali europee e sono tantissimi vescovi che seriamente e con coraggio pensano come formare il clero. Assolutamente. Va ripensato l'impianto teologico, non può essere più basato su una filosofia che non c'entra niente. Bisogna cominciare una intelligenza nuova, una vera intelligenza teologica che nasce dalla vita nuova. Perché la Chiesa antica come pensava? Come viveva? Ma l'epoca moderna ci ha insegnato un'altra cosa, pensare, vivere come pensi, imparare la dottrina e poi viverla. Pensa un po', loro hanno detto noi abbiamo la vita, cerchiamo di esplicitarla nel pensiero, cosa è questa vita? Ci vuole un coraggio grandissimo per appoggiare questa cosa, anche perché il nostro impianto intellettuale è stata una grande apologia. Invece noi che cosa abbiamo da difendere? Se Cristo non ha difeso il Padre, vuoi che noi difendiamo Cristo? E chi siamo? Allora, provato Pietro, è finito molto male sul cortile del sommo sacerdote. Allora la profezia che aspetta oggi la Chiesa è una liberazione dalla religione alla fede. Shmema, Berdiae, Fianaras, Papa Francesco. Cioè che cosa è la religione? Una struttura che gestisce il rapporto tra uomo e Dio, basato su che cosa? Sul tuo impegno. Poi sarai premiato oppure punito alla fine. Paolo, lo vedremo domani con i sacerdoti nell'incontro, si arrabbia fino a inverosimile, dice anche se angeli venissero a dirvi questo, non credete, è falso. Noi non siamo, dice nessuno si è salvato in questo modo. Noi abbiamo accolto, la fede è accoglienza di un modo nuovo di esistere, di una vita nuova, di un io comunionale, dove la vita di uno è legata all'altro, ripeto di nuovo. È un altro modo di esistere, è una manifestazione di una vita nuova. Allora l'accoglienza per Paolo, la fede per Paolo è accoglienza, tanto che Cristo inabita i nostri cuori. L'annuncio del Vangelo è un'azione di Dio che fa rigenerare le donne e gli uomini, San Paolo ai Corinzi. È una manifestazione di Dio, non della nostra bravura. Quando Elia deve fare il conto con i falsi profeti, cosa fa? Fa vedere i muscoli? No, questo saremo noi che andiamo a fare subito i muscoli, che chi ci attacca. Lui che fa? Dice, bene, facciamo una battaglia. Di chi è giusto Dio? Mio o vostro? Vediamo adesso. Bene, vediamo. Dice, altare, offerta, quale Dio accenderà il fuoco? Quelli si pregano, urlano, gridano, si tagliano le cose,
Niente. Dice Elia, ma forse Dio è occupato, parlate un po' più alto. Forse riposa, svegliatelo. Li prende persino in giro. Alla fine dice, bene, tocca a me, a voi non è successo niente. E tutti penseremo che noi fa vedere muscoli, no? La scuola migliore, l'università cattolica migliore, asfalto migliore. No, lui dice, guardate, facciamo un canale intorno all'altare. Buttate l'acqua dentro, anzi, buttatela pure sopra. Poi dice, Signore, adesso tocca a te. E si è acceso all'offerta. Non dobbiamo fare niente, credetemi. L'attività umana più difficile, e tutte le donne che sono qui mi capiranno, è l'accoglienza. Quando una donna accoglie, non sarà mai più così come prima. Diventa madre, cambia tutto. Quando l'uomo accoglie Dio, nasce un uomo nuovo. Nostro sforzo è quello di accoglienza e non di nostro sforzo. E poi della sinergia, della convergenza delle mie forze con quelle di Dio. E tutto cambia. Dunque è una conversione da uno sforzo umano di soddisfare Dio, di comprarsi la simpatia, la benevolenza di Dio. Lasci perdere. Voi vedete come non funziona questo. Costruire un mondo parallelo migliore. Ma cosa, dice Schmemann, tutti questi sforzi ecclesiali di costruire società parallela, scuole, tutto, noi siamo migliori. Dice, ma come che non capiamo che Dio ci ha mandato nel mondo non per fare un mondo parallelo, ma di salvare questo mondo. Questo mondo salvare. Non un mondo parallelo. Questo. Noi viviamo con tutte le donne e uomini di questo mondo in luoghi comuni, dove si lavora insieme, dove si viaggia, dove si sta da malati, dove si è ricoverati. Questo è il mondo. Non esiste un altro mondo, questo è il mondo. E noi siamo mandati per questo mondo. E allora, quando Cristo parla di cosa siamo noi nel mondo, dice, siate sale e lievito. E con questo lui dice implicitamente qual è la sua visione sul numero e la quantità dei discepoli. La salute della Chiesa, che adesso è molto buona, salute della Chiesa, molto buona, perché la salute della Chiesa non si misura dai numeri. Sì, nel mondo 100 anni fa tutto sembrava cattolico, ma io mi ricordo mio papà che mi diceva, Marco, siate orgogliosi della mamma. Perché? Perché aveva, come si chiama, questo dei reumatismi, no? Che escono proprio un po' di ossa diverse così. Dice, sapete perché? È andata a lavorare presso una famiglia nobile. E siccome i loro figli dovevano per loro festina essere esercitati nel sesso, l'hanno fatto con le serve. Ma la mamma non si è prestata. E l'hanno fatto lavare lenzuola nel ruscello d'inverno, dove si rompe il ghiaccio e poi si lava. E aggiungeva, ma domenica questa famiglia era sempre nel primo banco, perché era esempio della vita cattolica. Siamo sobri, siamo specialisti del nominalismo, ma non della verità. Sembrava così, ma non era tutto così. No, cosa significa mettere fuori un manifesto contro un peccato e poi fare una manifestazione per un altro? Questo è tipico dei nostri giorni. Noi siamo capaci di schierarsi con non so che cosa, ma incapaci di includere il terzo. Incapaci di includerlo. No, non è possibile. Non funziona. Allora, noi siamo sale e lievito.
E voi sapete che se tu mangi, subito senti, manca sale, e subito lo metti. Ma se tu mangi un brodo e dentro sono ancora così granulini grossi di sale, e non è piacevole, vero? Non si mangia volentieri un brodo con granulini di sale. Come una pagnotta, se ha 2 chili e 1,5 chili è sale, lo mangiate voi? Io non posso. E se 1,5 chili è lievito, non è mangiabile. Non vi sembra che con questo Cristo ha detto tutto? Non è possibile che una etnia integralmente ami Cristo? C'è un altro modo di salvare questo mondo. Non che tutti devono diventare cattolici. No. Basta un po' di lievito e un po' di sale e il cibo non si guasta ed è buono. E un po' di lievito fermenta tutto l'impasto. È un altro modo. Questo faremo per un altro anniversario, un'altra conferenza. Come Cristo ha pensato la salvezza del mondo attraverso il suo corpo, che è Chiesa, che non è la maggioranza numerica, ma il sale, lievito e luce. Non è la forma. Non dobbiamo essere oggi depressi, ma come depressi? Oggi è il momento più straordinario, viviamo un pontificato impressionante che finalmente ha tolto la sua immagine della moneta lì, del Vaticano, delle cose, cioè che sta liberando la Chiesa affinché diventa eucaristica, diventa veramente la fede. È chiaro che chi è attaccato a qualsiasi forma del potere non capisce più niente, ma questo lasci perdere. Noi guardiamo la vita è un'altra cosa. Dunque io penso che siamo veramente in un momento straordinario, perché è veramente l'ora in cui si rivela ciò che noi siamo se prendiamo sul serio il battesimo, o almeno la sua sorella che è la riconciliazione. Da morti che eravamo, siamo tornati vivi. Cioè di far vedere una vita che si manifesta in me, non che io la devo produrre, è per forza che mi ammalo. No, la manifesto. È una vita che chiede di essere manifestata. E la differenza è grossa. Se io devo fare una cosa o la faccio manifestare. E oggi è proprio questo. Ieri era il Vangelo della trasfigurazione. Metamorfosis, metamorfeo. No. Perché metafisica non traduciamo cambiare la fisica? E metanoem, metanus, metanoia, che cosa abbiamo tradotto? Cambiare la mentalità, cioè la conversione. No, etimologicamente non è così. Etimologicamente significa andare oltre il pensiero. Quando ho detto che oggi ci si tratta di una conversione della mentalità, di uscire fuori di una chiesa parastatale ed essere una chiesa ecclesiale, liturgica, eucaristica, un lievito che fermenta questo mondo. È una mentalità che deve cambiare? No, andare oltre ciò che fino adesso si è pensato, scoprire nuova realtà, metamorfosis. Che vuol dire? Sì, i classici sono caduti nella trappola e hanno scritto metamorfosis di uomini che sono diventati alberi, non hanno cambiato solo la forma, persino la natura, ma Cristo, Matteo, ieri ha descritto la metamorfosis del nostro Signore senza minimo cambio della forma. Tutto è una questione di luce e voi siete la luce del mondo. Tutto è la questione di luce. Nessuna forma è cambiata, ma solo la luce. E nostra fede è una fede della luce. Nella luce giusta si vedono le cose. È un corpo illuminato da dentro, è totalmente diverso. Cambia d'aspetto, cambia di relazione, cambia l'amore erotico, cambia il rapporto verso le passioni, tutto cambia se tu provi a vedere un corpo illuminato da dentro, non dall'esterno. E questa è la nostra fede, è una questione di luce.
Non è. Allora, Cristo perché ha fatto la metamorfosi? Perché dice, vi ho detto che sarò consegnato nelle mani perché sono un dono del Padre, affinché la mia carne nelle vostre mani vi fa sentire proprio in modo palpabile quanto Padre vi ama per dare così il proprio figlio. Ma voi, siccome, come dice Paolo, siete ancora nemici di Dio, mi distruggerete. Ma non avete paura. In quel momento il mondo si sta salvando. Io sono sceso per innalzare il mondo. Io morirò per trovare l'uomo morto. Ma quando mi vedrete distrutto, povero e miserabile, guardate questa luce che la vedete adesso. Guardate questa luce e vedrete che non importa la forma. Se cristiani siamo poveri, deboli e fragili, però siamo belli, perché la bellezza è una realtà penetrata d'amore, è l'amore realizzato, è la luce senza tramonto. Noi ci guardiamo con un altro occhio, non cerchiamo più questi perfezionismi delle forme che non servono a nulla, noi cerchiamo la luce che passa da di dentro e che cambia tutto. E poi è molto bello. Quando Pietro vede Mosè e Elia, legge e profeti, in pieno accordo con Cristo, Cristo unisce e compie tutta la legge e tutte le attese, lui dice che bello. È bello, dice Pietro, perché la bellezza non è una forma, ma una realtà multistrato. Davanti al mondo possiamo essere ignoranti, ma davanti alla verità è un'altra cosa. Noi siamo innamorati della bellezza perché è una realtà multistrato. Il mondo vede uno strato, noi ne vediamo 50. E quando cominciamo a vivere così, che cosa dice il mondo? Ma che bello, mi piacerebbe essere anche io lì, abitare con te la bellezza. Ma se noi cerchiamo di spiegare tutto, di insegnare tutto, sempre con dito su qualcuno, scappano tutti. È chiaro. Ma se la gente comincia a vedere un po' di vita, nasce l'appetito. Anch'io vorrei così. È bello. È bello così. È bello essere un uomo così. È bello essere una donna così. Il modo con cui lei vive la femminilità è bello. Come lui è il maschio, l'uomo vero, virile, mi piace. Tutto si è perduto. Mosè e Elia non hanno più nulla da dire se non in Cristo Gesù. Legge e le attese non hanno niente da dire se non in Cristo Gesù. Tanto è vero che alla fine che cosa dice Matteo? Non c'erano più, c'era Cristo solo. Ci basta solo questo. Dostoevsky, se sapessi, se scoprissi che la verità non è Cristo, io vado con Cristo. Grazie. Grazie a Padre Marco per questa sua riflessione. Mentre lui parlava, pensavo che l'amicizia con tanti tra noi che sono qui è nata dal comune masticare la parola. E quando si mastica insieme la parola si fa banchetto, poi veramente non c'è niente che possa tenere lontani. A Padre Marco, abbiamo pensato un dono, e non è facile regalare qualcosa a Padre Marco. E allora ci è ritornato in mente quello che Padre Spidlich, l'anno che celebrò ad Aquileia in Basilica i patroni, Padre Spidlich richiamò l'immagine di Papa Giovanni, di San Giovanni Paolo II. Se vi ricordate, il Papa Santo parlava sempre di due polmoni dell'Europa, l'Occidente e l'Oriente. E Padre Spidlich lasciò da parte il suo discorso che aveva scritto,
Mi viene da sorridere perché ricordo che il maestro delle cerimonie, prima di iniziare la messa, gli diede in mano il pastorale. E padre Spidrich non era abituato, cioè lui questi orpelli un po' li pesavano ed era molto preoccupato che il pastorale non sarebbe, che non cadesse. E durante l'omelia a un certo punto mise da parte il discorso e cominciò a parlare a braccio, e le prime cose che disse parlando a braccio furono: qui si sente respirare l'Europa, qui si sentono i due polmoni dell'Europa in questa basilica di Aquileia, il polmone dell'Oriente e il polmone dell'Occidente, qui respirano assieme. Allora, ripensando a questo, ripensando al rapporto che Marco ha avuto e ha, vorrei dire, nella comunione dei santi con padre Spidrich, abbiamo pensato a Lankoroski, questo volume in copia anastatica, in cui questo autore all'inizio dello scorso secolo presentò quella che era la Basilica di Aquileia che stava riaffiorando dagli scavi, ed è così un omaggio, ripensando a quello che Aquileia ha rappresentato per le nostre terre, rappresenta per l'Europa, ma anche quello che Aquileia ha rappresentato per l'arte, perché ad Aquileia comunque giunsero nei secoli artisti da tutta l'Europa, ci è parso così il dono più significativo da poter fare a padre Marco. Grazie. La balzana idea originale era quella di regalare un mosaico, però siamo subito arrossiti e abbiamo detto non possiamo regalare un mosaico a padre Marco. E due sole cose, permettetemi di ringraziare gli scout del Duomo che hanno curato l'accoglienza in questa sala, permettetemi di salutare i seminaristi del Seminario Interdiocesano di Castellerio che sono qui tra di noi ed è un bel segno, e di ricordarvi che giovedì 16, festa dei Santi Ilario e Taziano, alle 11 ci sarà la concelebrazione in cattedrale, presieduta dall'Arcivescovo con i parroci della città. Sarà l'occasione di ricordare questi nostri patroni e, come dicevo, il significato ancora una volta di questo legame con la Chiesa di Aquileia, e poi il momento laico alle 18 a Palazzo De Grazia, quest'anno in questo piccolo gioiello di cui la città cerca di riappropriarsi, la consegna del premio Ilario Taziano a un imprenditore, uno sportivo leoterraneo, il dottor Busato, che in questi anni veramente è stato un punto di riferimento, il premio speciale al dottor Busato per la città. A tutti voi grazie, buonasera e l'appuntamento al prossimo anno. Grazie.